Riprendiamo allora la lettura del testo di Giuseppe Checchetelli dal momento in cui lo scrittore entra in Villa d'Orlonia. Le sue prime descrizioni riguardano alcune architetture, un caffè house, un anfiteatro, un piccolo tempio, che sono purtroppo strutture non più esistenti, perché all'inizio del 1900 si era deciso di ampliare la Via Nomentana e quindi alcune di queste strutture purtroppo sono state smantellate. Finita, diciamo, questo ingresso così monumentale, Checchetelli si avvia verso la scalinata monumentale di accesso al Casino Nobile, il casino principale della villa. E qui descriverà anche alcune statue che ne facevano da cornice. Anche queste purtroppo non sono più esistenti, forse spostate già alla fine dell'Ottocento in qualche altra proprietà della famiglia Torlonia, e al loro posto sono state invece posizionate quattro grandi olle in terracotta, che sono quelle che ancora oggi sono ben visibili. Conclusa la salita della grande scalinata, Checchetelli si ritrova al cospetto di questo maestoso edificio, risistemato appunto negli anni subito precedenti da un amico del Checchetelli, Giovan Battista Caretti, un architetto che aveva trovato il favore della famiglia Torlonia. Il quale aveva rimaneggiato questa struttura preesistente, dandogli una fisionomia, molto classica che faceva riferimento ad architetture del periodo, storico precedente, come quelle di Palladio o dello Scamozzi, ma anche, facendo riferimento a tempi dell'antichità come quelli dell'Acropoli di Atene. I complimenti sono tutti per l'architetto amico Giovan Battista Caretti, che ha saputo ritrovare questo equilibrio delle forme classiche del mondo antico e che aveva quindi ridato maestosità e importanza ad un edificio che probabilmente prima non lo aveva. E del resto sappiamo che Checchetelli aveva appunto un rapporto particolare con Giovan Battista Caretti, che con molta probabilità fu proprio il tramite della relazione tra la famiglia Torlonia e il nostro Checchetelli. A questo punto direi che possiamo proseguire con l'ascolto del testo del Checchetelli. Una grandiosa cordonata, cui sondo ornamento quattro antiche statue colossali, mi invita ad ascendere al palazzo che mi si presenta di fronte. Questo edificio, magnifico nella proporzione della bella greca architettura, si innalza sopra una pianta quadrilatera, variata però piacevolmente, e ad ogni lato gli si addossa un portico sostenuto da colonne d'ordine dorico di proporzioni bellissime. Come bello è, per la forma, il proliferare della cornice e bella la distribuzione delle metope e dei teglifi. Il secondo ordine dell'edificio è ionico greco, e se mi sia lecito accennarlo, rammenta nelle sue proporzioni il tempio di Minerva Poliade, segno che il Caretti, mentre sdegnò rubare agli antichi o ai moderni di vaglia i concetti delle loro fabbriche, si piacque però ispirarsi alle opere di quelli, cui erano familiari le segrete ragioni, donde sull'arte esercitata da loro veniva grazia e bellezza. Nel prospetto principale sta un grandioso avancorpo formato di 10 colonne con base e capitello di marmo. Sopra vi posa un timpano, nel cui mezzo è un bassorilievo istoriato dal professor Rinaldo Rinaldi. Il ritorno di Bacco dalla conquista delle Indie. Ora, prima di tirare innanzi, due cose mi sembrano assai degne di osservazione: i pilastri in angolo ed il frontone. Riguardo ai primi mi è occorso osservare,
Ogni architetto schivarne la situazione, forse per la difficoltà di dar grazia alla voluta posta al capitello d'angolo. Eppure, che gli antichi l'usassero con grazia, ne resta in Roma un esempio nel tempio della fortuna virile. Questi pilastri in angolo posti qui dal Caretti non producono forse buono effetto a mirarli, sia pur tu il più severo investigatore del bello nell'arte? Riguardo poi al frontone adorno di figure, di cui niun esempio ch'io mi ricordi avvi nelle nostre fabbriche moderne, è a lodare il Caretti per avercelo offerto in questo palazzo di Villa Torlonia. Memore che il Palladio e lo Scamozzi usarono pur essi grandiosi avancorpi con frontoni fregiati di bassi rilievi, non solo nei palazzi di Vicenza e Verona, ma nelle ville, nelle quali ebbero in costume praticarli gli antichi maestri. Per la qual cosa non è fuor di luogo richiamare alla memoria questa sentenza del più grande fra gli oratori. Niuna cosa dar tanta maestà ad un edificio quanto un frontone istoriato.